Rosy? Silenzio. Protocollo d'intesa tra Governo italiano, Regione Emilia-Romagna e Società Automobili Lamborghini per il piano di investimenti della Lamborghini relativo allo stabilimento produttivo di Sant'Agata Bolognese. Firmano per il Ministero dello Sviluppo Economico il Ministro Federica Guidi, per la Regione Emilia-Romagna il Presidente Stefano Bonaccini, per l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.P.A. l'amministratore delegato dottor Domenico Arcuri, per l'Automobili Lamborghini S.P.A. l'amministratore delegato Stefan Winkelmann. Scusami, hai l'aria, perdono. Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Emilia-Romagna. Firmano per il Ministero dello Sviluppo Economico il dottor Stefano Firpo e il dottor Carlo Sappino. E per la Regione Emilia-Romagna, l'assessore per il coordinamento delle politiche europee per la Regione Emilia-Romagna, professor Patrizio Bianchi. Buonasera a tutti. Io solo brevissime parole per alcuni ringraziamenti. Naturalmente ringrazio prima di tutto l'azienda, l'amministratore delegato, naturalmente il dottor Winkelmann, ringrazio naturalmente il gruppo, quindi Mr. Stadler e naturalmente l'ingegnere De Meo, per il lavoro che abbiamo fatto insieme, che è stato a volte anche lungo, complesso, a volte complicato, ma alla fine la customizzazione, diciamo così, di quello che all'azienda serviva per portare questo importante investimento nel nostro Paese, credo che sia arrivato proprio grazie anche al fatto che abbiamo lavorato tutti intensamente. Ringrazio naturalmente la task force che il Ministero ha messo in campo, ringrazio la Regione che naturalmente è insieme a noi l'altro partner istituzionale importante in questo accordo e naturalmente anche Invitalia per tutta la collaborazione tecnica che ha dato. Brevissime parole, questo credo che sia un bellissimo accordo, un bellissimo segnale, molti posti di lavoro in più, poi credo che forse il CEO di Audi entrerà nei numeri, ma parliamo di 500 posti di lavoro in più che si creeranno. Naturalmente è il segnale che l'Italia può fornire competenze, innovazione, tecnologia e anche piattaforme produttive competitive per un progetto in un settore molto competitivo come quello dell'automotive, portando investimenti nel nostro Paese. Quindi io non posso che essere naturalmente soddisfatta, perché è una, credo, è un simbolo importante del fatto che il nostro Paese offra delle eccellenze e naturalmente perché questo significa consolidare una presenza già importante nel nostro territorio da parte del gruppo Audi e naturalmente da parte del gruppo Lamborghini, che ci auguriamo che con oggi naturalmente si consolida con questo investimento che
più o meno raddoppia le dimensioni dello stabilimento attuale a Sant'Agata Bolognese, ma io sono convinta, e continueremo a lavorare anche su questo, che questo porterà anche a dei futuri sviluppi. E quindi io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto e naturalmente buon lavoro a tutti noi per i prossimi mesi e le prossime settimane. Grazie. Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri, signori e signori, buonasera a tutti. This is everything I can speak in Italian, so I have to switch now in English. In 2016, Ferruccio Lamborghini would have turned 100 years old. We owe him this amazing brand. From the first big money he had, he bought one of these Italian sports cars with a horse on the logo. But he was not really satisfied. This is why Lamborghini started to build sports cars himself. He had the ambition to build better and more powerful cars. The Raging Bull in our Lamborghini logo tells about this story. And the result of this philosophy is a true bella macchina. Expanding the footprint is important for a premium car brand geographically into new markets and concept-wise into new market segments. When the Audi Group took responsibility for Lamborghini in the year 1998, 300 cars a year was sold. And today, we sell already 3,000 cars to customers. And now, we have decided to add the next pattern of growth in this decade. Lamborghini will bring a new model to the market, and we will produce this new model here in your fabulous country, in Italy. Investing in Italy means investing in many skills. Craftsmanship, passion, commitment, to name only a few. My board colleague, Luca De Meo, is able to talk more about that one. This Amiciati Speciale in the family of the Audi Group. Every brand is different, but we have the same genes in common, a passion for cars and a passion for motorcycles. With truth in engineering and a super emotional design, we make dreams on wheels come true. After putting this plan of a new Lamborghini model into action, the Audi Group will have more than 4,300 employees in Italy, at Lamborghini in Sant'Agata, at Ducati in Borgo Panigale, at our design and engineering studio in Italdesign, Giugiaro in Torino, and at our general importer Volkswagen Group Italy in Verona. In the over 2,000 sales and service centers in this country, our partners have more than 10,000 dedicated staff members. And we expect at least another 10,000 people to work with our regional suppliers. In total, we have an impact of more than 25,000 Italians plus their families. And therefore, we see ourselves not only as a major economic factor in Italy, we also feel responsible for every single of them here in this country. There are many fields in which we have discovered a fertile ground of partnership with the Italian government. Our new pilot program for education and training, called DESI, our initiative to integrate graduated engineers in working life, improved infrastructure around our sites in Emilia-Romagna, and the Italian voice in Brussels about realistic and achievable goals in the next step of CO2 reduction, just to name a few. Finally, I want to express my gratitude to the President del Consiglio, Matteo Renzi, the Minister of Economic Affairs, Mrs. Guidi, and to the Emilia-Romagna region headed by Stefano Boccini. We enjoy a very close cooperation for the sake of the Italian auto industry. Grazie. Sono molto felice per Lamborghini. Grazie. Oggi è un giorno molto bello per tutti noi. È un giorno di gioia.
Adesso siamo fortunati perché tutti i giorni io avevo Stefano Bonaccini e Federica Guidi che mi ripetevano costantemente: stiamo per chiudere con Lamborghini, stiamo per chiudere con Audi, stiamo per chiudere con Lamborghini, stiamo per chiudere con Audi. Perché era il segno importante per una regione, l'Emilia-Romagna, ma per l'intero nostro paese, che si possono avere investimenti di alta qualità, si può rilanciare un settore, quello dell'automotive, che ha sofferto tanto in questi 10 anni, ma che sta ripartendo alla grande, guardate i dati di questi 4 mesi e ne riparliamo, e che può dare per la qualità del lavoro e per la capacità imprenditoriale di chi investe, oltre che per la passione dei lavoratori, una grande opportunità di sviluppo. Lo ha detto l'amministratore delegato di Audi quando ha parlato di skills importanti per un investimento in Italia. E ha citato al secondo posto la passione, la determinazione, la competenza. Questo è ciò che noi possiamo offrire nel mondo globale, noi come Italia. E allora, da questo punto di vista, noi non possiamo far altro che augurare buon lavoro a Audi, a Lamborghini, al team di Sant'Agata. Aspettiamo buone notizie ulteriori anche per Borgo Panigale con la Ducati. Siamo, anche perché non ci accontentiamo mai, adesso che ho imparato a camminare mi viene voglia di correre, diceva non era proprio un poeta, ma insomma la frase funziona lo stesso anche se non era un poeta. Credo che ci sia però contemporaneamente anche tanto bisogno di recuperare fiducia e confidenza. Io da questo punto di vista faccio i complimenti al tessuto dell'Emilia Romagna, al tessuto sindacale dell'Emilia Romagna, al tessuto professionale dell'Emilia Romagna, al tessuto culturale dell'Emilia Romagna, ovviamente al Presidente della Regione, all'Assessore Bianchi, a tutti coloro che ci hanno creduto fin dal primo giorno, ma dico anche agli amici di Audi e di Lamborghini che questo non è per noi che un primo passo, quindi felici di accogliere, quanti saranno? 500, 600, quante persone saranno in più a lavorare? De Meo mi fa così, Winkelmann mi dice 500, quindi posso dire come minimo 500 posti di lavoro in più, un investimento che al di là dell'aiuto di Invitalia, della Regione, è un investimento che sta 700, 800 milioni, non si possono dire le cifre, perché ma diciamo che si avvicina al miliardino di euro più che ai 500 milioni, e credo che sia il desiderio più forte che noi possiamo esprimere quello che l'Italia torni a creare occasioni di lavoro come quella che oggi noi celebriamo. Per le domande dei giornalisti avrete modo e tempo nelle prossime settimane di scoprirne di più, soltanto per dare un riferimento, nel 2018 ci sarà il primo nuovo mezzo che nasce a Sant'Agata, ma il progetto, mi è stato spiegato da Rupert e dai suoi collaboratori, è già partito, per cui di fatto la firma di oggi non è altro che un continuo mettersi in moto per continuare a fare dell'Italia la terra dove si producono cose straordinarie che tutto il mondo ci invidia. In bocca al lupo all'Audi, in bocca al lupo a Lamborghini e in bocca al lupo a Sant'Agata e all'Emilia Romagna, con Bonaccini che ha un sorriso a 32 denti, la Guidi che è contenta che questa partita qui è stata giocata bene, e con tutti voi l'appuntamento è per le prossime buone notizie prossimamente su questi canali. Grazie mille, buon lavoro a tutti.